Borja Blanco annunciato proprio dal Latina come ultimo acquisto di questa Axel Latina Calcio a 5 in vista del prossimo campionato. Sì, sì, grazie. È stato parlando con loro tutta l'estate e mi è piaciuta questa possibilità di venire qua e ho deciso di appostare per questa società. Che cosa ti ha spinto a venire qui, a indossare questa casacca? Ho parlato con tanta gente che mi ha parlato bene della società, dei giocatori che sono qua e questo è importante per me, sentirmi bene in una squadra, più che una squadra, una famiglia e tutti mi hanno parlato bene e ho deciso di venire qua a dare una mano. Dopo tanti anni fuori dall'Italia, solo un anno di militanza in Italia, torni in Italia con che voglia, con che presupposti? Io penso che può dare una mano alla squadra e voglio fare le cose bene per che la società andi avanti, perché so che è un anno in Serie A e adesso deve andare avanti, dare un passo in più e fare cose meglio per pensare in cosa più bella che l'anno scorso e poi fare qualcosa perché la squadra, non so, possiamo vincere qualche cosa. Piero Basile ancora in sella, ancora alla guida tecnica di questo Axel Latina Calcio a 5 in compagnia anche del direttore sportivo Luca Corbucci. Dopo tanti anni aver indossato le scarpette, la maglietta, prende il ruolo dall'altra parte, quindi quello della scrivania. Luca, si è partiti, manca soltanto adesso di vederli all'opera, ci sarà tanto ancora di tempo, però un campionato di Serie A che si annuncia molto più intenso rispetto alla passata stagione. Io penso che il livello di quest'anno si sia alzato, quindi viste le rose, viste le costruzioni di squadre, presumo che quest'anno sia un campionato anche molto più combattuto. Questo ci stimola a far meglio, ci stimola a lavorare in maniera importante, quindi non vedevamo l'ora di iniziare. Sinceramente abbiamo lavorato tanto quest'estate su tanti fronti, quindi martedì è stata quasi una liberazione iniziare, e si vede l'entusiasmo con cui stanno nascendo le cose, con cui stanno nascendo le prerogative di questa squadra. Basile, allora adesso nella Marcord c'è sempre viva quella presenza. Quando sei arrivato qui a Latina eri stato praticamente soprannominato il mister del miracolo Martina, ma ci sono i presupposti anche che qui in questa piazza Latina possa diventare anche un piccolo miracolo nel palcoscenico nazionale? Io credo ormai che Latina non fa parte di una società, che sia a testa, o cerca 7-8 società provare a raggiungere il playoff, si intorno all'ottavo, non sono sicuramente ringrazio la società per quello che mi sofferenza di essere qui. Abbiamo tutti i presupposti attraverso il mercato, attraverso l'organizzazione che ogni anno cresce sempre più per cercare di continuare il lavoro dello scorso anno, cercare di far meglio, ovviamente dipenderà dal campo, dalla tipologia del campionato. Per il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare per cercare di migliorare il risultato dello scorso anno. Questo io credo che una squadra, un team deve avere sempre come obiettivo il massimo, senza nascondersi, e credo che per noi il massimo sarebbe migliorarci. Primo anno in Italia, migliorare la passata stagione, questo non c'è dubbio. Si parte naturalmente ricordando molto l'ottimo piazzamento, finisce il campionato e Latina disputa tra l'altro anche i playoff, quindi un bel punto di arrivo per quella passata stagione, ma è anche un ottimo punto di partenza per questa. Finale, diciamo, della scorsa stagione ci deve dare la consapevolezza che lo scorso anno abbiamo lavorato 4-5 mesi in maniera splendida, nonostante anche diciamo nel termine della stagione tanti infortuni siamo riusciti a
centrale, praticamente mai, tra virgolette, non l'abbiamo quasi mai avuto, però abbiamo accettato un grande tranquillo di obiettivi. Quello è il punto di partenza, però dall'altra parte sappiamo che abbiamo detto prima in conferenza stampa ricominciare da zero, perché abbiamo bisogno di integrare subito i nuovi arrivati, che sicuramente ci daranno grande esperienza, perché Borgia e anche altri giocatori sono giocatori di esperienza internazionale, di là ripartire per poter fare ancora meglio. Allora Corbucci, siamo riusciti a portare, sei riuscito a portare anche con il supporto societario un giocatore veramente di prestigio, un palmares da invidia. È soltanto la chicca iniziale di questa rosa a disposizione della tecnica. I giocatori che presenteremo nella prossima settimana o comunque nei prossimi giorni sono giocatori molto importanti anche loro. Abbiamo fatto delle scelte importanti, nel senso comunque sappiamo volevamo fare pochi innesti, ma che secondo noi insomma ci aiutassero a fare un salto in avanti a livello di esperienza, di gestione del gruppo e anche dei momenti in campo. Quindi veramente scherzando abbiamo detto siamo partiti a maggio facendo determinati tipi di sogni, invece alla fine è stata un'estate che ci ha regalato forse più di quanto si aspettasse. Quindi è un Latina in work progress, praticamente non ci si ferma. Noi oltre a Borja Blanco, a cui oggi abbiamo fatto gli onori di casa, abbiamo operato altre quattro operazioni, secondo noi funzionali, molto funzionali a quello che insomma erano le richieste del mister e alle analisi fatte da tutta la società. Quindi ripeto, veramente lo dico con l'umiltà, veramente una società abituata sempre a rispondere sul campo, a crescere negli anni sul campo con questa rosa, con lo staff e con la dirigenza tutta. Siamo convinti, e con quel pizzico di incoscienza che abbiamo sempre avuto di andarci a giocare ogni partita come la banda, e soprattutto senza timori reverenziali, con grande tranquillità. In chiusura, sicuramente il mister avrà qualche desiderio, non andiamo a svelare magari quale potrebbe essere, ma potrebbe essere accontentato su questo suo desiderio? Guarda Daniele, ti dico la sincera verità, chi mi ha chiesto delle cose in precedenza, dico, lavorare in questi mesi per me è stato facilissimo, perché abbiamo fatto veramente un lavoro di squadra. Io penso, prima scherzando ho detto c'è la moglie del mister che mi ha messo nello stato di famiglia, perché non mi ha fatto un'estate insieme come col presidente, col vice e con tutti le persone che fanno parte della società. Ci siamo messi veramente a tavolino, ogni operazione l'abbiamo ponderata, l'abbiamo studiata, non tralasciando mai l'aspetto umano. Infatti pensiamo di aver preso dei grandi campioni prima di tutto a livello umano. Vi posso assicurare che si vede subito, la predisposizione, si vede subito la voglia di trasferire l'umiltà nei gesti e in quello che si fa in campo. Quindi se il mister poi sta facendo fra delle considerazioni e comunque condividerà a noi delle esigenze particolari, sempre con la grande serietà che ci ha contraddistinto, negli anni ci metteremo a tavolino, capiremo se è un passo che in questo momento si potrà fare, non si potrà fare, fermo restando che parlo per me, quindi la parte strettamente che mi compete, ma presumo che sia anche il pensiero del mister. Nei giocatori che abbiamo non c'è un giocatore che non abbiamo voluto fortemente, non c'è un giocatore che per noi non è funzionale al progetto di crescita della Lega 5. Sicuramente, quindi ne avremo e ne vedremo delle belle con questa Axel Latina Calcio 5, un tecnico che avrà una rosa veramente che lo metterà in difficoltà.